Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, il Fetta in TV. Io sono il Fetta e questa è la TV. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, attivate la campanella e condividete con tutti i vostri amici. Oggi vi porto nel vigneto, ma prima sigla! Bene. Siamo tornati nel vigneto, andate a vedervi i video vecchi, magari vi lascio il link in descrizione, date un'occhiata, ok? Vi ho fatto vedere come facevamo la pulizia, la piegatura delle viti, tutto quanto, dopodiché alla fine si tratta soltanto di, gran parte del lavoro è tenere pulito, fare trattamenti per eventuali bestiacce o malattie che attaccano l'uva e adesso stiamo facendo la pulizia dei grappoli. Questo perché? Per evitare, siccome abitiamo in una zona che è abbastanza umida, che l'aria è abbastanza umida qua, quindi purtroppo abbiamo il problema dei funghi e vari eventuali, ok? E quindi, siccome non manca tantissimo ancora la vendemmia, adesso vi farò vedere direttamente sulle piante, ok, cosa stiamo facendo adesso, per garantire, insomma, che l'uva in fase di raccolta sia il più possibile sana, che non abbia marciume, muffe, cose varie che poi dopo andrebbero a creare problemi in cantina. Bene, state con me e andiamo avanti, ok? Pronti? Via! Bene, quindi adesso siamo in questa fase di sfogliatura delle piante. Allora, perché sfogliare le piante? Perché se noi abbiamo qua tutto coperto di foglie, ok, ci si accumula l'umidità. Questo vuol dire che l'uva formerà tra un acino e l'altro delle muffe e andranno poi ad infestare anche tutti i grappoli di fianco. Ci troveremo a avere delle righe, invece di trovare delle righe blu, troveremo delle righe grigie. Ok, già successo anni fa, ho preso la pioggia una settimana prima della vendemmia e abbiamo buttato via tutto. Ok, questo qua è il merlot, vedete che le piante sono sane. Ok, guardate qualche grappoli. Ok, qua sono già 15 giorni che non facciamo trattamenti proprio perché in attesa della vendemmia, che probabilmente quest'anno verrà anticipata rispetto agli anni scorsi, che di solito qua vendemmiamo verso la fine di settembre, però visto come è andato l'andazzo anche dell'orto con le verdure e tutto quanto, probabilmente qua a tempo 10-15 giorni tireremo giù. Comunque vediamo, insomma. L'importante è che comunque in questo momento l'uva rimanga bella asciutta, non crei umidità, muffe. Ok, e l'importante è anche non andare a scoprire troppo, perché altrimenti il sole potrebbe bruciare e seccare gli acini. Ok, noi la vediamo abbastanza sfoltita perché? Perché noi abbiamo la rete antigrandine. Io vado ad abbassare la rete antigrandine. Ok, la rete antigrandine, oltre a proteggere ovviamente dalle palline, tende a fare anche un po' di ombreggiatura e quindi non cuoce l'uva. Se non avessimo la rete dovremmo lasciare più foglia, ok? Bene, bene, bene. Facciamoci un giro adesso nel vigneto. Qua abbiamo il bianco, guardate che bello. Perché agganciamo la rete così vi faccio vedere bene. Ecco qua. Ecco qua. Questi sono grappoli di verduzzo, guardate che figata. Sanissimi. Sanissimi, guarda qua. Ma mai avuto belli come quest'anno? Guarda che belli. Ce n'è qualcuno, vedete, c'è qualcosina di secchetto, vedete. Questi acini rosa qua. Viola. Questi qua sono secchi. Ecco, anche qua. Però grosso modo direi che quest'anno non è andata per niente male. Se ti imbotto ancora per 15-20 giorni, tanto di arrivare alla vendemmia, guarda qua che roba, spettacolo, spettacolo. Tiriamo giù la rete che non si sa mai.
Ah, tra parentesi, appena finito di piovere, no? Mentre noi eravamo allegramente qua a fare le riprese, guardate qua, guardate che spettacolo. In pratica, quando vendemmieremo, qua si vedrà una riga blu fino in fondo. Peccato che c'è poca luce adesso, che è un po' nuvoloso, ma molto bene. Vedete qua nel mezzo ci sono tutti i tralci che sono stati tagliati sia nella parte superiore, ok, perché qua il tralcio faceva questo lavoro qua, ok, perché il tralcio parte diciamo dalla pianta, sale, cresce. Questi fili contengono i tralci, dopodiché il tralcio quando esce gira e viene da questa parte. Quindi qua adesso è stato pulita la parte superiore, ok, e i tralci vengono gettati tra un filare e l'altro, ok, sempre per il discorso di andare a recuperare del materiale che andrà a fertilizzare il terreno. Guardate qua che spettacolo, incredibile. Qua è molto sfogliato, si poteva dare anche un po' di meno, ma insomma, col discorso che abbiamo comunque l'antigrandine che fa un minimo di ombreggiatura, non ci dovrebbero essere problemi. Guardate che razza di grappoli, pazzesco, guardate qua, guardate qua, incredibile. Questo è tutto verduzza. Guardate che razza di, guardate quanto ne hanno fatto quest'anno, che di solito non è mai così tanto il bianco, eh? Poi è tanto più rovinato di solito, però con il discorso che quest'anno l'estate è stata molto asciutta, piovuto veramente niente, ok, e l'uva è contenta, ok, chiaramente avendo piovuto poco anche l'uva non si gonfia di acqua e quindi l'uva diventerà di qualità sicuramente superiore. Qua guardiamo, questo è sempre Merlot, ok, nel mezzo c'è qualche pianta, c'è del Cabernet e del Refosco anche, qualche pianta negli anni è stata sostituita, non era disponibile il Merlot, quindi insomma, qua è sempre verduzza, ok, qua è da finire di pulire, eh? Ecco qua, adesso vi ho alzato la rete, adesso vi faccio vedere la riga nera, guardate qua, guardate che spettacolo, incredibile, guardate che spettacolo, guardate qua. E qua 15 giorni fa abbiamo fatto l'ultimo trattamento con un po' di, abbiamo utilizzato un po' di verderame, ok, giusto per asciugare un po', il problema nostro purtroppo in questa zona qua è sempre quello, il nostro problema è l'umidità, ok, quest'anno come umidità direi che non ne abbiamo avuta per niente, guardate che roba. Ah, che roba, sanissima, qua veramente non serve curare niente, si taglia, si butta nei secchi, c'è che ne è qualcuno ovviamente, sì, non è che facciamo i miracoli, però ce n'è qualcuna secchetta, ma la maggior parte, oh. Perfetta, ah, che roba. Lusso, di lusso, molto bene.
Molto bene, quest'anno devo dire il vigneto super. È tutto grazie al caldo questo. Purtroppo come tante cose, qualche pianta è contenta, tipo le zucchine ad esempio, ha bisogno di acqua in piena. Qua noi non bagniamo, come vi ho già detto in un video precedente, qua non si bagna, ok? Qua le viti si arrangiano, questo è il risultato. Ok, c'è da dire che comunque quest'anno siamo stati, tra virgolette, fortunati. Siamo stati fortunati col tempo per il discorso viti, perché comunque la vite gradisce questi climi caldi ma più asciutti. Ok, proprio per il problema che essendo le foglie tenute dentro dalla rete antigrandine, purtroppo tendono a impaccarsi un po', quindi impaccandosi un po' stentano a far passare l'aria, ok? Mentre invece quest'anno, non essendo stato umido, non abbiamo avuto problemi di muffe, non abbiamo avuto problemi di niente. Anche come trattamenti quest'anno siamo andati via veramente tranquilli, senza sovraccaricare troppo, anche perché comunque quando si buttano cose naturali, purtroppo alla prima pioggia bisogna ripassare, perché purtroppo lava tutto. Quest'anno invece, non avendo più avuto niente, i trattamenti si mandano via tranquilli ogni 10-15 giorni in base all'andazzo. Malattia quest'anno niente, proprio zero. Di solito qua avevamo sempre un po' di problema di cronospera, un po' di oidio sempre. Quest'anno invece veramente c'è qualche foglietta, non vi racconto cazzate. Qualche foglietta un po' rovinata c'è, però diciamo che rispetto agli altri anni la situazione è decisamente ottima, ok? Molto bene, 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 anche il bianco, incredibile, quest'anno pazzesco, mai visto così sano come quest'anno, incredibile, ok? Bianco purtroppo è molto delicato, ok? Questa qualità di bianco qua, tra l'altro, di Verduzzo, chiamato Verduzzo Verde, ok? Sono piante che ha piantato mio nonno una trentina di anni fa, se non di più, ok? Però avete visto come producono? Una roba incredibile, sono veramente da paura. Vediamo un po' questo bastone, ecco, meglio, vediamo, eccoci qua. Molto bene, molto bene, sì. Quest'anno veramente uno spettacolo. Poi tra l'altro, con questo sistema che utilizziamo noi, no, a Guyot, come vedete l'uva è tutta alla stessa altezza, ok? Quando andiamo a vendemmiare non facciamo altro che alzare la rete e coi secchi si passa zic 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 e via, senza andare a cercare l'uva in mezzo alle frasche, poi in mezzo alle foglie, al casino, tutta lì, ok? Allora. Tutta questa altezza qua, vedete? Tutto sul cordone, ok? Dove abbiamo piegato, vedete qua? Abbiamo legato quei gancetti. Ok, andiamo, giriamo la trenta per meglio. Ecco, vedete, vi ricordate questi gancetti qua, no? Vedete che l'uva è tutta sul cordone. Guarda là. È tutta lì. Tac. Quindi è anche più semplice per raccogliere. No, no, questo sistema di coltivazione del vigneto l'abbiamo adottato, cosa sarà, una quindicina d'anni più o meno. Prima facevamo la cappuccina, che è un po' differente, un po' più produzione, un po' meno qualità. Circa una quindicina di anni fa abbiamo deciso, no, l'uva deve essere buona, basta. Ok, se ne fa un po' di meno, ma comunque la qualità è decisamente superiore. Poi soprattutto, se la vedete così sana, è ancora meglio. Ancora meglio, guardate che roba, incredibile. Rara, negli ultimi, boh, insomma, noi abbiamo il vigneto da una ventina d'anni più o meno, anche 25, però credo che sia forse uno degli anni veramente migliori questo, sia come salute dell'uva, delle piante, un po' di tutto insomma. Sì, sì, benissimo. Cavolo. Questa qua purtroppo, come vedete, non ha fatto niente. Può succedere. C'è ancora qualche acino verde. C'è qualche pianta un po' più indietro, ma
Comunque diciamo che il nero viene raccolto sempre in periodo successivo. Ok. Di solito si raccoglie prima il verduzzo, ok, dopo una settimana, 10 giorni più o meno. L'ho assaggiato, ce n'è qualcuno ancora che lega un po' in bocca, ma secondo me qua fra 15 giorni ci siamo. 15-20 giorni, non penso che andremo oltre. Si andrà più o meno, credo metà settembre. Di solito si raccoglieva fine settembre, primi di ottobre addirittura. Quindi. È una zona qua, avendo le montagne vicino, ok, e qua si forma tipo una specie di conca, quindi anche per correnti d'aria e cose così, qua il meteo è abbastanza particolare, tanto qua grandine veramente pochissima, vedete che proprio col movimento delle correnti, l'unico problema è che qua non abbiamo tantissima ventilazione, sempre per il discorso della conca delle montagne, ok? Non vi dico qua alle 2 del pomeriggio, quando sono tornato già il sole pieno, come deve essere veramente all'inferno, ok? Fa un caldo veramente pazzesco qui, ma comunque, niente male, sì, guarda qua, ecco, guardate qua che spettacolo. Bene, giro turistico del vigneto finito per oggi, ok? Avete visto che roba? Pazzesco, è incredibile quest'anno, allucinante veramente, sanissima, tantissima, spettacolo veramente. Ci siamo stati un po' dietro, devo dire la verità, però devo dire che il risultato è veramente ottimo. Bene, direi che per oggi è tutto, ok? Vedremo adesso fra 10 giorni più o meno, prima di vendemmiare sicuramente daremo una passatina con la trincia, ok? Anche per eliminare tutti i residui che abbiamo pulito sul vigneto, tralci, foglie e via avanti, ok? Anche per avere il terreno pronto e pulito, soprattutto per fare il lavoro, che si lavora bene pulito ovviamente, no? Quando andremo a togliere l'uva non è bello camminare nell'erba alta a mezzo metro, ok? Bene, noi ci sentiamo alla prossima. Adesso mi organizzerò, vediamo di fare il video magari proprio quando facciamo la trinciatura qua, che è simpatico, ok? Devo vedere come fare per posizionare la fotocamera sul trattore, perché purtroppo il trattore ha i suoi annetti, trema un po'. Devo vedere se riesco a fare riprese da bordo macchina oppure no, perché ci si è cominciato a vedere le riprese che fanno così di continuo, non è il massimo. Ok? Bene, per oggi è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, mettete la campanella e condividete con tutti i vostri amici. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!